Cameron si è preso l'esaurimento nervoso. Buongiorno a tutti. Quindi, per l'esaurimento si sono presi una bella villa in affitto a Sulani, dove Cameron ha potuto fare jogging con le sue bimbe sulle spalle. E vedete la villa dietro. Maisie ha insegnato a Yuma, la più sveglia, a gattonare. Hanno finalmente ripreso a fare fichi fichi. Il nonno ha fatto tante belle foto alla famiglia e soprattutto ci sono stati i compleanni delle bimbe. Alaska, Yuma, eccola qui che soffia le candeline, e Arizona, sempre triste, con il papà. Ed eccole nel campo. Thank you.
Ed eccoci qua, le bimbe sono cresciute, fra poco toglieremo queste cose. Finalmente sono diventate autonome, ma sono anche cresciute molto bene, nonostante la gran fatica, perché guardate un po' qua, lattante di prim'ordine, è stata amata e ben assistita, una di grande appetito, lo sapevamo, e indipendente. Yuma è lattante di prim'ordine, ama l'acqua, è distruttiva, è scatenata. E lei ovviamente era quella triste e appiccicosa, lattante di prim'ordine. Vi ho fatto vedere il CAS, vi ho fatto vedere le bimbe cresciute, vi saluto, ciao a tutti, ciao ciao!